di un Monza Taurus sterile. Una dedica particolare per questa vittoria? Assolutamente al nostro presidente, che purtroppo ancora una volta è stata vittima di una disgrazia in famiglia. Come sta il... Aspettiamo notizie, perché faceva l'attacco oggi pomeriggio. Speriamo che tutto bene. Auguriamo una... assolutamente per lui. E allora oggi una vittoria schiacciante, diciamo, l'ha giocato benissimo Napolitana, sfruttando, diciamo, anche qualche errore del portiere avversario, che in più di una circostanza non è stato proprio impeccabile. Sì, gli errori nel calcio ci sono, però devo dire che la nostra supremazia credo sia stata netta, al di là di qualche errore di qualche singolo giocatore. Noi siamo in un momento di forma eccezionale, quindi si è vista poi nella parte più importante della partita, soprattutto dopo il nostro vantaggio, una differenza notevole. Cioè, si dice che quello di Guaglia è il miglior calcio dell'eccellenza. Mi fa piacere, ma voglio dire, non lo so, non riesco a vedere tutte le partite, comunque questo, se è così, mi fa piacere. Oggi si è messo un grande tassello all'obiettivo playoff. Sì, il nostro obiettivo principale era questo, in modo da arrivare alle ultime due gare con un vantaggio, penso, decisivo rispetto alle nostre inseguitrici. Ecco, mister, molto probabilmente incontrerete la Battivagliese, come stanno le cose in questo istante. Può darsi che ci sia una riconciliazione, in modo che le due tifoserie, visto anche la disgrazia in casa Battivagliese, non ci sia più... Io me lo auguro, ma non dipende solo da noi, i fattori che concorrono in questo fatto sono tanti, speriamo che questo possa accadere, però noi adesso pensiamo prima a qualificarci, poi dopo chi sarà l'avversario, vedremo, abbiamo ancora qualche speranza per poter risalire qualche posizione in classifica, quindi noi ci proveremo. Ecco, a un certo punto lei ha tolto Citro, il giovinco dell'Ebolitana, per quale motivo? No, l'ho tolto solo per un motivo, a parte per dare spazio anche a Santimone, che è un ragazzo che merita, quindi quale occasione migliore per poterlo mettere in campo. Poi Nicola ha giocato domenica, ha fatto benissimo e alla fine ha pagato un poco la partita, non riesce a tenere 90 minuti, però non è qualche tocco lezioso, ha regalato un tac alla platea. Ma Nicola ha dei colpi, insomma, in questa categoria sono un lusso, quindi il ragazzo però ha un'umiltà non indifferente. Io penso che questa soluzione non possa pregiudicare quello che di buono sta facendo, ha fatto e credo che farà. Merita ancora questa categoria, quindi Citro. Io penso che possa avere qualche opportunità per misurarsi in una categoria superiore, glielo auguro di cuore, ma credo che ce l'abbia queste possibilità. Allora, in bocca al lupo.